Doppia inaugurazione per il comune di Pietra, che alla presenza del presidente della regione Burlando, del presidente provinciale Vacarezza e dell'uscente sindaco De Vincenzi ha dedicato le ultime due opere attese da anni ai giudici Falcone e Borsellino e ai partigiani. La prima opera, intestata ai due giudici uccisi dalla mafia, è il tratto di passeggiata di Levante, cui ha fatto seguito la seconda celebrazione per la consegna alla città del tratto di passeggiata Ponente, realizzato in una zona ingiustamente abbandonata. De Vincenzi si congeda dunque con due importanti opere concluse prima della scadenza del decennale mandato. Gli interventi, costati oltre 2 milioni di euro, permetteranno ai residenti turisti di passeggiare ininterrottamente da Loano a Borgio Verezzi con una vista libera sullo splendido golf. Sì, è un impegno che avevo, una passeggiata attesa da 50 anni, un'opera non facile da realizzare ma che mi riempie ancora di più di soddisfazione. Sono riuscito a realizzarla, a concluderla prima della fine dei miei due mandati, quindi per me è una grandissima gratificazione. Lasciamo a Pietra Ligure un'opera importantissima, un'opera che è andata a qualificare una zona, un'opera che ha dato un impulso fortissimo alle attività produttive e alle attività turistiche. Mancava, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista funzionale, un'opera di questo genere. Posso dire una cosa? Ha detto bene il mio compagno, mi ha detto: Luigi ti ha ringraziato che l'hai sopportato, ma nessuno ha ringraziato me che ho sopportato te. È stato un progetto complesso perché è nato, guarda, credo che abbiamo iniziato a lavorarci nel 2001. E dal 2001 che facciamo degli studi che potessero comunque essere anche adattati alle normative che la regione giustamente imponeva. E i problemi tecnici sono stati il fatto che comunque è una struttura che ha parecchie criticità, cioè le ferrovie da una parte, l'Aurelia, il mare, quindi anche dal punto di vista delle strutture che le ha progettate l'ingegner Valle, dovevamo trovare delle soluzioni anche che tenessero conto delle varie sollecitazioni, soprattutto per quanto riguarda la parte della pavimentazione. Infatti sotto c'è tappetini desolarizzanti, tutti accorgimenti affinché la struttura comunque tenesse le varie sollecitazioni, perché sennò le piastrelle si potrebbero rompere facilmente. Mi sembra che ad oggi, a parte qualche criticità, la struttura sta tenendo abbastanza bene. Oggi si concludono molte importanti opere pubbliche, quindi il Ponente Ligure, Dura Pietra, la passeggiata che va verso Borgio, un'altra ancora qui appunto nella parte centrale dove ci troviamo adesso, e poi il castello Montorsino a Noli e anche la Villa Iona al Bissola Marina. Insomma, sono opere che spesso abbiamo anche aiutato a realizzare con interventi finanziari, che i comuni hanno seguito con molta attenzione e che oggi vengono consegnate ai cittadini e ai turisti perché possono goderne, facendone anche oggetto di rilancio turistico ed economico per questa parte della Liguria.